Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare dei dolcetti tipici siciliani, le rame di Napoli. Questi dolcetti si preparano nella zona del Catanese in occasione delle festività di Ogni Santi. Io voglio prepararle oggi insieme a voi perché trovo che siano veramente molto gradevoli e adatti per queste feste che stanno arrivando. Quindi andiamo a prepararli insieme. Questi gli ingredienti dei nostri biscotti. Io andrò ad elencarveli uno ad uno. Io vi elenco soltanto gli ingredienti perché le dosi precise le troverete in info box sotto il video. Per chi non lo sapesse, ve lo ripeto, a fianco al titolo c'è un piccolo triangolino, basta cliccare su quel triangolino e si apre la scheda del box informazioni dove troverete appunto tutte le dosi e la descrizione del tipo di piatto che ho realizzato. Allora, partiamo dalla farina e come al solito io utilizzo una farina zero. Abbiamo poi bisogno di cacao, zucchero, latte, scorza d'arancia, un mix di spezie, in questo caso è soltanto cannella e chiodo di garofano tritato al mortaio. Ora io ho utilizzato un chiodo di garofano per questa dose e mezzo cucchiaino di cannella, però diciamo che le spezie sono molto soggettive, per cui potrete metterne secondo la quantità che più vi aggrada. Poi lievito vanigliato, miele e infine burro sciolto. Quindi iniziamo la preparazione all'interno della bowl più capiente e andiamo a mettere le polveri. Quindi comincio ad inserire la farina e la vado a setacciare. Una volta setacciata la farina, aggiungo il cacao, le spezie, il lievito e setaccio ancora. Una volta setacciato anche il cacao, aggiungiamo lo zucchero, che è l'ultima delle polveri. E andiamo a miscelare tutte queste polveri insieme. Ora iniziamo ad aggiungere il burro, il miele, aggiungiamo la scorzetta dell'arancia e infine inseriamo il latte. Andiamo ad amalgamare il tutto. Ora noi lavoriamo questo composto per un paio di minuti, così con l'aiuto di una spatolina. Guardate che bello questo impasto, veramente è venuto molto molto omogeneo, guardate che bello. E questa è, vedete, la densità che dovete ottenere anche voi, vedete? È sufficientemente denso. Ora noi, per formare questi biscotti, c'è chi li forma in maniera, cioè chi gli dà una forma ovale, chi gli dà una forma tonda. E per formarli io vado ad utilizzare un sac à poche. Quindi vado ad inserire il composto che abbiamo realizzato all'interno del sac à poche. Ecco, una volta riempito il sacco, andiamo a realizzare i nostri biscotti.
Io con l'aiuto di un cucchiaino, una volta che ho realizzato tutti i mucchietti, ungo il cucchiaino in un pochino di olio extravergine d'oliva e vado ad abbassare la puntina che ci lascia il sacco à poche quando disponiamo i nostri mucchietti. Chi di voi non vorrà usare il sac à poche potrà fare lo stesso lavoro direttamente con due cucchiai, non c'è nessun tipo di problema. Noi adesso siamo pronti, andiamo ad infornare i nostri dolci a 180 gradi per 10-12 minuti. Qui non vi posso dire fino a doratura perché il cacao, il colore del cacao non ce lo permette, però non gli lasciamo superare i 12 minuti di cottura. I biscotti sono stati appena sfornati, guardate come sono ricresciuti e che belli che sono. Allora, a questo punto noi dobbiamo lasciarli raffreddare perché dobbiamo poterli prendere in mano e passare all'ultimo, diciamo, all'ultima fase della lavorazione, che è la glassatura. Infatti, nel frattempo, mentre cuocevano, io ho preparato il cioccolato fondente extra, ho preparato poi della granella di mandorle e della granella di pistacchi e questi ingredienti serviranno per la glassatura. Logicamente il cioccolato ora io lo porterò a fondere. Quindi gli diamo proprio una decina, 15 minuti di tempo per raffreddarsi. Cioccolato appena fuso, io l'ho messo all'interno del microonde, così è perfetto. E ora noi andiamo semplicemente a prendere uno alla volta i nostri biscotti e la cupolina la bagniamo così sul cioccolato fondente, lasciando scolare l'eccesso uno ad uno, così. Bagniamo soltanto la cupola, non deve essere completamente inzuppato nel cioccolato, quindi glassiamo soltanto la parte superiore, dopodiché andiamo a mettere a scelta della granella di mandorle oppure della granella di pistacchi. Ora c'è chi, prima di fare, diciamo, questo tipo di glassatura che io sto facendo, aggiunge un velo di marmellata d'arancia, ma io preferisco questo biscotto in questa maniera, per cui ho evitato di spalmarlo, di spalmare uno ad uno i biscotti con marmellata d'arancia. Procedo direttamente alla copertura così di cioccolato. Io ho finito di glassare e spolverare i biscottini con entrambe le granelle. Il biscotto deve finire di raffreddare completamente, il cioccolato fondente deve solidificare, dopodiché potremo metterli su un piatto da portata e gustarli. Le nostre rame di Napoli sono pronte per essere gustate. Io ora vado a prenderne una e voglio farvi vedere la consistenza, la morbidezza interna. Guardate. Vedete? È un biscottino veramente molto soffice all'interno e questa morbidezza appunto interna andrà ad essere contrastata con la croccantezza della granella e la croccantezza del cioccolato fondente una volta che appunto è ben solidificato. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questi biscottini della tradizione siano stati di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e non mi resta che darvi appuntamento come di consueto alla prossima video ricetta, invitandovi ad iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti da Rita.